Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove parliamo ancora di gambe, ancora di padel. Oggi però tocchiamo l'argomento potenziamento dei muscoli, delle cosce, dei glutei e dei polpacci. Allora, vediamo cosa fare per evitare gli infortuni e che cosa fare per rinforzare questi muscoli. Per quanto concerne gli infortuni, ho già fatto un video che potrai scoprirlo tranquillamente sui nostri canali. Per quello che riguarda invece il potenziamento, oggi ti mostrerò come farlo senza utilizzo di nessun attrezzo, perciò assolutamente a corpo libero. Primo esercizio, partendo dal basso, saranno delle leggere pressioni a terra per attivare bene i polpacci. Quindi ne facciamo 15 per 3 volte, 3 serie da 15 per attivare bene i polpacci e preparare caviglia ad una partita importante. Ovviamente questo si fa quando non c'è partita, perché altrimenti diventerebbe uno stress eccessivo da offrire alla gamba. Quindi mi raccomando, massima attenzione nell'esecuzione. Il primo esercizio è andato. Il secondo esercizio è un movimento abbastanza semplice, apparentemente. Sono degli affondi laterali, in questo modo qua, proprio perché andando a fare l'affondo laterale potenzio coscia, gluteo, esercizi e movimenti che si ripetono durante la partita e che ci permettono un gioco assolutamente migliore rispetto al passato. Ricordati che giocare a padel non è un allenamento, diciamo così, completo. Serve dedicare del tempo con esercizi mirati ad un potenziamento che ti aiuta a performare sempre meglio. Ecco, questo era il concetto più importante che volevo trasmetterti oggi. Ok, fatte le nostre 10 ripetizioni per gamba, andiamo a fare l'ultimo, ovvero gli squat. Te lo mostro prima lateralmente. Tecnica semplice e pulita, attivazione corretta dei glutei, la schiena è sempre dritta. Vediamolo frontalmente, anche di questo ne facciamo 3 serie da 14-15. Quando dico 14-15, perché magari arriva la 14esima e sento che ho ancora un po' di benzina, posso eventualmente farne una o due in più. Eventualmente, poi per concludere, possiamo sempre utilizzare il salto a carico una volta che il nostro fitness è a un livello sempre maggiore. Spero davvero che questi video ti siano utili e che tu possa migliorare il tuo gioco evitando il più possibile infortuni. Ciao e a presto!